Malgorzata, sei pronta? Ho detto la stessa cosa. Ciao. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Le mie vacanze sono ufficialmente iniziate col diluvio universale. Poteva non andare così? Ovviamente no, perché dopo 5 mesi di siccità poteva non piovere proprio il giorno della mia partenza, ma non ci facciamo demotivare. In questo momento ci troviamo a Garda, sono qui con un'amica e guardate la bellezza di questo posto. Quindi vacanze al lago, oggi si parte per fare un giro in bici e questo sarà il mood della vacanza. Moretti, il primo outfit of the day? Controluce versione grillino. Che bellino, che bellino. Vado a far vedere anche il mio. Questa è la casa dei mille specchi. Abbiamo pantaloncini e top super easy per girare in bici. Questi sono i nostri mezzi, abbiamo gonfiato le gomme e siamo pronte per partire. Ho scoperto una cosa nuova, ho scoperto che esiste il pararaggi per chi va in bici in gonna. Perfetto. Show me your love like it is, and open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Siamo a Bardolino, abbiamo fatto tutta la passeggiata tra Garda e Bardolino in bici, tipo 3 km, era una vita che non andavo in bici, sono super contenta anche perché è un posto meraviglioso questo, non me l'aspettavo sinceramente. C'è un'acqua stupenda, pulitissima e forse mi piace più del mare, ma non so, si sta più freschi qui al lago, è bellissimo. Non me l'aspettavo di trovare un posto davvero così meraviglioso, guardate la bellezza. È finita la nostra prima giornata qui al lago, è stato davvero bellissimo. Stamattina abbiamo fatto un giro qui a Garda e poi siamo andate in bici fino a Bardolino, che è un paesino davvero super carino, super delizioso. Abbiamo fatto tutta la passeggiata in bici sul lungolago e poi al ritorno ci siamo fermate alla spiaggia La Cavalla per fare il bagno lì e mangiare una cosina al bar lì sulla spiaggia. C'è una parte attrezzata con gli ombrelloni e sono super chic, super belli e non costano nemmeno tanto, forse 7 o 10 euro, non mi ricordo bene. E poi c'è la parte non attrezzata dove c'è la spiaggia libera e ci puoi mettere lì e stare, passare il tempo. Torneremo lì, prenderemo anche gli ombrelloni, oggi non ce n'era bisogno anche perché era ormai pomeriggio e ci siamo svegliate tardi, è vero. Ora stiamo per cenare. Per concludere la giornata, in realtà abbiamo preso un po' di sole qui sul terrazzo e abbiamo fatto un super workout insieme alla Marci che mi ha dato grandissime soddisfazioni. È sempre bello allenarsi in coppia insieme a qualcun altro, quindi sono super contenta di questa giornata. Ci vediamo forse domani o forse tra un pochino, non lo so, la prendiamo un po' così, super easy la vacanza. Sta iniziando la giornata numero 2, siamo già a mezzogiorno. Questo è l'outfit all white. Thank you.
mattina, anzi oggi, perché non è più mattina, siamo in piscina presso lo Sport Hotel Olimpo. Fortunatamente Marcella è una local che conosce le persone giuste e i luoghi giusti e quindi siamo qui per una giornata in piscina. Si sta davvero bene anche perché sono sotto un pino che mi fa ombra. Io non amo tantissimo stare al sole, soprattutto nelle ore di punta, e quindi qui è davvero molto molto carino, anche perché ci sono questo pino qui e altri pini qui dietro, gli olivi, le palme. C'è proprio una situazione molto molto carina, molto elegante e super bella. C'è anche il barettino, ristorante dove poter mangiare, bere qualcosa, e quindi è veramente la situazione perfetta. Sono super contenta anche di questa giornatina qui, ce la stiamo prendendo con moltissima calma, siamo super easy e ci svegliamo con calma. Stamattina abbiamo fatto delle cose per organizzare l'addio al nubilato della nostra Julie e piano piano stiamo concludendo il tutto, perché non so se l'avevo detto, ma io e Marcella faremo le testimoni per la Julie, che era l'altra ragazza che avete visto nel video del mio compleanno, e quindi abbiamo il compito di organizzare l'addio al nubilato e poi altre cosine al matrimonio, e quindi dovevamo un attimo mettere insieme le idee per concludere il tutto, e abbiamo sfruttato appunto anche l'occasione di questa vacanza insieme per fare le cose che non riusciamo mai a fare altrimenti, perché siamo troppo prese dal lavoro. Purtroppo, per fortuna, cioè, il fatto di lavorare insieme ci facilita, ma ci rende anche le cose un pochino più complicate, perché comunque se sono impegnata io, è impegnata anche lei, e quindi dobbiamo trovare proprio un momento in cui non essere impegnate entrambe. Fortunatamente abbiamo una settimana di ferie insieme e quindi la stiamo sfruttando a parte per riposare, per fare quelle cose che non riusciamo a fare mai altrimenti. Poi io avrò una seconda settimana che passerò in un altro posto, che poi vi farò vedere in un altro video, però intanto siamo qui. Sei persa una scena. Cos'hai fatto? Mi è arrivata un'app sulla gamba, mi sono buttata. Ma ho visto che ti sei buttata, ma non avevo capito che era per quella ragione lì. Mi sono sgraffiata tutto il Ma no! No. Povera. Odio. Questa ragazza è terrorizzata dagli insetti e quindi si è beccata un'ape che lo stava per attaccare, quindi si è buttata in acqua, poverina. Arrivo, vado a farmi il bagnetto anch'io. Sta per arrivare il diluvio universale. L'abbiamo evitato per 2 giorni, ma il terzo mi sa che ci tocca. Che meraviglia però. Buongiorno. È di nuovo mattina, è arrivato il momento di rifare l'inventario dei danni, e quello che ho già visto dalla finestra non mi è piaciuto molto. Allora, cosa abbiamo qui? C'è un vaso che è mezzo caduto. Fortunatamente avevano legato la pianta con questa cordicina qui, in realtà non si è fatta troppo male. Hello? Sì. C'è un danno non bello. I cactus sono volati giù.
poi poverini, i cactus sono completamente distrutti. Questa è una cosa che mi rende super triste. Quel vaso era lì, quindi direi meno male che è volato dentro e non fuori, perché sarebbe stato terribile. No. Oh, c'è un altro vaso che si è fatto un po' male, anzi un'altra pianta. Gli unici vasi che sono volati sono quelli in plastica, quelli in terracotta saldissimi. Anche quelli sono volati in terra? No, solo quell'albero lì. Poi i cactus sono proprio morti, poverini. Sta iniziando l'altro giorno e noi siamo pronte per un nuovo giro. Sto indossando un vestitino che ho acquistato l'anno scorso da H&M e mi sento super sciura. Quello che vorrei cercarvi di dire è che non c'è bisogno di comprare tutti gli anni cose nuove, anche perché tra un'estate e l'altra ci dimentichiamo quello che abbiamo nell'armadio, e per quello che si usano non ha senso comprare ogni anno cose super nuove, anche perché non si sfruttano abbastanza, sono sempre come nuove, tipo come in questo caso, questo vestitino sembra appena acquistato, soprattutto se le stili sono perfetti. E nulla, mi sento super chic, super carina. Questo è l'outfit, la borsettina è di Zara, le ciabattine non so di cosa sono e da dove arrivano, aspetta, vediamo. Nicole Miller, New York, queste sono sempre state regalate dalle mie cugine e sono pronta. Devo dire che la abbronzatura sta cominciando a farsi vedere, ed è quest'anno una abbronzatura super sana, anche perché non mi sono ustionata e sono super orgogliosa di me stessa. Perché si chiama il budello questo? Perché c'è la forma del budello. Tradizione culturale popolare per indicare il genere E qual è questo qua che stiamo facendo adesso, o quello che stiamo per entrare? Quante cose si imparano? Ma guarda che ormai questo è il Lido. Questo è il Lido, sì. Fanno tutta la sera, si vede qualcosa, niente di esultante. Carino. Macchina della concorrenza. Ok. Per andare tipo alla Baia delle Sirene. E noi adesso invece andiamo a Punta di San Vigilio, giusto? Punta San Vigilio. In bici e poi a piedi, si spera. O nuoto. O nuoto. Chi lo sa? Lo scopriremo adesso, in base a com'è il livello dell'acqua. Però mi sembra ancora bassa. Devo comprarmi una GoPro.
così posso fare i video anche mentre vado, senza rischiare di ammazzarmi. Marcella mi sta facendo fare cose un po' da pazzi, fuori dalla mia comfort zone. Abbiamo fatto tutta la parte sterrata in bici sulla spiaggia Corno. Esattamente. Esattamente. Per raggiungere poi Punta San Vigilio. Mi stai dicendo che faremo anche questo pezzo in bici? Io non sono molto convinta, però la seguo. Vai. Vamonos. Ecco. C'è la polizia del lago. Che vuoi? Che vuole? Non ce l'ha con noi, spero. Ah no, con quelli là. Sono andati oltre. Oi oi. Ai ai ai. Funziona però. C'è. Va bene, andiamo. Abbiamo trovato una famigliola di piccoli anatroccoli. Qui c'è la mammina e lì ci sono tutti i piccoletti. Sì. Mi sa che faremo tap, check, vista e torneremo indietro. Sì, il tempo sta peggiorando sempre di più e mi sa che ci tocca il bis, però vale la pena fare questo giro perché la vista da qui è meravigliosa. E tra l'altro la fortuna di arrivare a piedi o in bici fino a qui quest'anno è data dal fatto che per colpa della siccità, quindi chiamarla fortuna non lo so, hanno dovuto prelevare l'acqua dal lago per annaffiare i campi e quindi riusciamo ad arrivare a piedi fino a Punta di San Vigilio, però normalmente qui c'è l'acqua e non si può arrivare a piedi. E siamo arrivate. Siamo a Bologna. Ci sono un sacco di animaletti qui, un sacco di volatili. Bellissimo. Andiamo a fare il giro. Poi qui c'è un piccolo borgo e ci si ricongiunge poi con la baia delle sirene. Che meraviglia. Dai, ma che bellino che è quello. Qui a Punta San Vigilio c'è anche un barettino e un hotel super belli dove si può venire a prendere un aperitivo e ammirare il tramonto, che oggi non si riesce ad ammirare, ma solitamente è un punto spettacolare per godersi il tramonto. Chi sono le galline più belle di Garda? Nel tornare è iniziato a diluviare e quindi ora siamo zuppe. Erano tipo anni che sognavo di farmi un giro sotto la pioggia. Buongiorno, oggi altro giro in bici, andiamo al lago e al mini golf a Bardolino. Outfit super fiorelloso, un sacco di fiori, questa tutina è bellissima in lino, l'ho presa da Kem l'anno scorso e ne vado super fiera perché mi piace un sacco. Ci aggiorniamo quando arrivo perché poi rischio di ammazzarmi.
siamo al mini golf di Bartolino e per me è la prima volta questa, quindi ci sarà da divertirsi. È praticamente tutto un percorso da fare partendo dall'1 e praticamente si arriva fino in fondo. Adesso Marci mi spiegherà come si gioca, perché io non ho mai giocato, però mi sembra di aver capito che si parte da qui. Sì. Questo è il numero 1. Ma è giusto che ho preso due palline? Sì, una per me e una per te. Perché si fanno più colpi fino a quando non si arriva nella buca? Che storia, Marci. Ci sono le istruzioni. Ok. Mettere la palla sul punto bianco e far andare nel buco con il minor numero di colpi. Ogni colpo viene conteggiato come un punto. Il gioco consiste in 18 piste che devono essere giocate una sola volta. Ogni giocatore può fare massimo 7 colpi. Se non riesce a far andare la palla nella buca con 7 colpi, passerà alla pista successiva, conteggiando 3 punti di penalità che aggiunge i 7 precedenti e monteranno a 10 punti. Quindi chi ha più punti ha perso. Perde. Esatto. Che storia. Se il giocatore trova nella pista un ostacolo e non riesce a superarlo con 3 colpi, prenderà la palla con le mani e la metterà nel punto bianco al di là dell'ostacolo e continuerà il gioco conteggiando oltre 3 punti anche un punto di penalità. Oi, oi, oi. Se la palla esce dalla pista, il giocatore dovrà rimetterla a 15 cm dal bordo del punto di uscita e dovrà continuare conteggiando un punto di penalità. Ho già dimenticato tutte le regole. Dai, vero? Le rileggiamo man mano, quando non so più cosa fare le rileggo. Vabbè, praticamente, sostanzialmente te lo dico io. Vai. 18 piste. Sì. Nome, sotto devi mettere in quanti colpi hai messo la palla nel buco della pista. Ok, se arrivo al settimo sono più 3. Esatto, cioè nel senso 10, perché tanto non ce la farei mai a metterla dentro. Ok, chiaro. Let's start. Praticamente Marcella ha fatto mini golf for dummies e mi ha trattata esattamente così. Chi inizia? Vai tu. Vado io. Palla rossa. Per me è palla bianca. E quindi devo metterla qui. No, di piatto. Ah. Così. Non di punta, di piatto. Ok. Brava. No, mettiti proprio in ecco. Brava. Il mio ha deciso di fermarsi. Intanto col primo colpo sono arrivata oltre la metà. Vediamo. Lì partito, primo colpo. Si prepara il secondo. Principiante. Basta, tocca a te adesso. 9, 24, 28, 38, 45, 48, 53, 60, 70, 7, 84, 94, 95. Ho vinto, ho fatto 95 punti. No. Vittoria schiacciante per la Moretti. Vabbè, 95 è un bel numero. Sì. 80 è più bello. Neanche un punto. Però chi ha fatto un colpo solo sull'ultima buca? Chi? Chi? Quello che conta. Vedo una V qui di Vittoria. Quello che conta è il risultato finale. Dici? E io ho vinto. Va bene, te lo concedo. We're talking to each other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle. Yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing. Time to cherish who we are.
Arrivato il momento per il workout. Qui abbiamo ormai sviluppato l'equilibrio perfetto, per cui la mattina ci si alza con moltissima calma, si fa colazione in santa pace, si scambiano quattro chiacchiere, poi andiamo a fare un giretto, dopodiché si fa il bagno e il pomeriggio poi si fa il workout prima della cena, poi ceniamo e poi in base al mood o guardiamo un film o chiacchieriamo oppure magari si esce. Stasera non lo so come finirà, anche perché ci stiamo dando un sacco di libertà per decidere all'ultimo che cosa fare. Infatti sta venendo sempre fuori una cosa bella, tipo stamattina non sapevamo bene se andare alla Baia delle Sirene oppure fare altro, un giretto, tipo una gita in giornata. Alla fine ci siamo alzati, abbiamo deciso di andare a fare il mini golf, dopodiché ci siamo fermate su una spiaggia tra Garda e Bardolino, l'acqua è davvero meravigliosa lì. Abbiamo fatto il bagno, dopodiché siamo tornate a casa, adesso ci siamo rilassate un pochino e in questo momento mi sto dirigendo verso il terrazzo per iniziare a fare il mio workout giornaliero e spero che Marci si unirà a me, anche perché lo fa tutti i giorni e spero non mi lasci da sola stasera. Intanto vado, mi alleno e poi vediamo come va avanti la serata. Intanto poi volevo farvi vedere che ho portato l'asciugamano e l'elastico per fare il workout, però finora non sono praticamente serviti perché ho fatto tutti i workout di Pamela Rafe senza necessità di avere attrezzature o accessori vari e comunque in piedi, quindi nemmeno il tappettino è servito. Stasera però voglio fare un po' di gambe, un po' di pilates e quindi sfrutterò l'asciugamano un pochino più sporco per metterlo a terra e quest'altro qui per metterlo sopra e poi vediamo che cosa si riesce a fare. Riprendo questi attimi di sconforto perché voglio dimostrare quanto sono stata una dilettante oggi da tutti i punti di vista. Uno, sono uscita di casa col telefono scarico e quindi non sono riuscita a riprendere nulla. Due, mi sono esposta al sole senza mettere subito la protezione e quindi sono diventata una carota. Mi sono ustionata le gambe e sono arancione. Ma poco male, abbiamo passato una bellissima giornata di nuovo in piscina. Stasera invece siamo dirette al Lido, qui a Garda, per fare un aperitivo prima della partenza di domani. Marci ci fa vedere il suo outfit. Come dice lei, dobbiamo sembrare appena uscite dalla spiaggia. Ma chic! Ma chic! E anch'io sono appena uscita dalla spiaggia, infatti indosso un vestitino da spiaggia, ma bianco per far risaltare ancora di più la mia carnagione color carota e siamo pronte. La serata finisce così, ballando in mezzo alla piazza. Buongiorno, siamo ormai giunte all'ultimo giorno qui a Garda. Stamattina abbiamo fatto un ultimo tuffo nel lago e ora stiamo per mettere via le nostre cose e partire, ma volevo farvi vedere un'ultima volta questa vista meravigliosa perché è davvero stupendo qui, è un posto bellissimo, ci sono un sacco di cose da fare, si possono fare un sacco di attività.
attività da montagna, da acqua, che una settimana non basta, per cui spero proprio di ritornarci. Mi sono trovata davvero bello qui e sono super contenta di questa vacanza. Spero di avervi dato qualche spunto per visitare questo posto meraviglioso a 2 ore nemmeno, 1 ora e mezza da Milano, perché merita davvero tantissimo. E nulla, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!